morta all'alba di oggi sulla statale 189 reggendo Palermo nei pressi del quartiere Fontanelle. A perdere la vita a causa di un grave incidente stradale è stato un operatore ecologico di Racalmuto, Giuseppe Noto Campanella, che viaggiava in compagnia di un collega a bordo di un Opel Corsa. L'incidente si è verificato alle 5.30 del mattino alle porte di Agrigento ed ha coinvolto anche un metronotte che viaggiava all'interno del proprio mezzo di servizio. L'impatto tra le due autovetture è avvenuto in un tratto di strada rettilineo ed è stato frontale. Il 51enne, sposato e padre di figli, è morto sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso prestati dai sanitari del 118, giunti qualche minuto dopo sul luogo dell'incidente, per estrarre gli altri due uomini dalle rispettive autovetture ridotte ad ammasso di lamiere. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto tranciare parte della carrozzeria per consentire il recupero dei due. Trasportati d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, i due si trovano al momento ricoverati in gravi condizioni, anche se non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, ai quali spetterà adesso ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, che potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno di uno dei guidatori dei due mezzi.